Angelo Giovannetti, protagonista dell'ultima serata della 10ª edizione di Mese Montagna, prima nella veste di organizzatore di un bellissimo viaggio in Bolivia e poi come fondatore del progetto per Oscar. Cominciamo dal primo aspetto, un viaggio molto bello che però più che un'impresa alpinistica ci è sembrato un grande momento di condivisione fra tante persone. Sì, questi viaggi che organizzo, insomma, così come lavoro, insomma, non sono strettamente, insomma, alpinistiche, perché non c'è la grossa difficoltà. Ci sono delle difficoltà di ghiacciaio, di pendenze, da stare attenti, insomma, così, no? Però è più una condivisione, insomma, della soddisfazione di fare queste belle cime, no? La Bolivia oltretutto è un paese che io non ho mai visto e me ne pento di non essere andato prima. Io ho sempre andato in Himalaya, anni che vado sempre in Himalaya, e alla fine si scoprono anche magari a tarda età, insomma, altri posti molto belli che ne vale la pena. È scattata questa molla che poteva scattare anche tempo fa, insomma, no? Però causa proprio quello che è successo col Nepal, con i terremoti, perché a parte la mancanza di Oscar, di Renzo, no? E del Poyer, insomma, di trentini nostri, non dimentichiamo che sono morti tantissime persone del Nepal, insomma, no? E allora è scattata proprio questa molle ricordando un po' anche i trentini, proprio di portare un po' in aiuto, insomma, di poter fare qualcosa con le nostre possibilità. Insomma, noi siamo appena nati, non abbiamo un'associazione di 20 anni come può avere il Fausto De Stefani, insomma, o altre onlus, insomma. Però l'idea è proprio di poter fare qualcosa per questa gente, insomma, in ricordo naturalmente dei trentini, di Oscar, Renzo e Poyer. Guardi, io ringrazio questa opportunità che ci viene data e devo dire che sono tra le tante opportunità, perché non è facile, perché sia per me che per Angelo che per Beppe, che vogliamo bene ad Oscar, è ogni volta un impegno. Però crediamo nei valori che Oscar ci ha trasmesso e nel grande amore che io ho per lui. Come intendete utilizzare i fondi che avete raccolto fino a questo momento? Vogliamo utilizzarli in maniera sicura innanzitutto, e quindi quello che più ci preme è fare in modo che poter costruire un qualche cosa che sia di utilizzo per tutti quanti. Tanti bambini sono rimasti orfani, hanno bisogno di tornare a casa loro, quindi sarà una casa per loro, sarà ridargli la possibilità di entrare facendogli le strade, aiutandoli a ricostruire i ponti, ma soprattutto per tutta la gente che anche da qua vuole andare ad aiutarli, avere un punto di riferimento uguale per tutti. Una lunga avventura iniziata 10 anni fa, che però è continuata sempre con un grande successo. Quest'anno poi il 10º anno, veramente in crescendo, pur avendo delle novità e con degli sport, diciamo, di nicchia, se possiamo chiamare di nicchia, dalla corsa al volo, per un pubblico nuovo, che però sono sempre stati molto molto fedeli a Mese Montagna. È una montagna vista da altri lati, come la corsa, come la Sky Race, come le lunghe distanze, ma anche come il volo visto dall'alto. Comunque veramente noi siamo molto molto soddisfatti, anche perché la presenza del pubblico, di numeri molto importanti, sono stati un po' la benzina per il nostro gruppo, diciamo, che, premetto sempre, è puro e semplice volontariato.